Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Prima di cantare sappiamo che dobbiamo necessariamente riscaldare un po' la voce, ma quali sono gli esercizi più adatti da fare? Vediamo. Cantare in libertà. Intanto c'è da dire che la voce va riscaldata prima di cantare perché nel momento in cui noi cantiamo le corde vocali sono sottoposte a un maggiore allungamento e quindi, come per qualsiasi attività sportiva, noi dobbiamo prima fare una sorta di stretching vocale. Vi do questi consigli, questi esercizi da fare. Solitamente prima di cantare, per mettere in moto un po' tutto il sistema fonatorio, io parto dal fiato, cioè dal diaframma. Respirate in maniera diaframmatica. C'è un video che già su questo canale ho fatto tempo fa. Se volete, metto un link in descrizione, l'andate a guardare se non l'avete visto. Comunque, respiriamo e cerchiamo di mantenere una lettera S lunga per mantenere il fiato stabile, tipo così. Cercando di avere un suono omogeneo senza oscillare, senza andare in giro. Provate a farlo un po' di volte, vedrete che non è difficile farlo. Subito dopo, per prendere proprio confidenza con il nostro diaframma, se noi facciamo dei puntini saltellanti, sempre con la S, ci rendiamo subito conto di dove interviene il fiato e come lavora il diaframma. In questo modo noi iniziamo a mettere in moto un po' il muscolo diaframmatico. Poi cominciamo a far muovere proprio le corde e quindi io farei dei suoni muti, tipo. Prima con la lettera M a bocca chiusa, pensando di far vibrare le labbra qui avanti. Pensando a un suono che sia un suono di petto, cioè comodo, per cominciare appunto piano piano a riscaldare la voce. Poi subito dopo, magari utilizzando una lettera N, in modo che, siccome la lingua va sotto il palato dicendo N, portiamo il suono già più in maschera e quindi sempre a bocca chiusa io farei la N con un suono un po' più nasale, un po' più piccioso. Sempre cercando di mantenere un suono dritto. Infine, visto che utilizziamo anche spesso il falsetto nella musica pop, con la lettera L il falsetto risuona, diciamo, immaginiamo che risuoni dietro, quindi pensiamo che la voce entri dentro di noi e non che esca, per avere un'ampiezza di questo suono. O anche si può utilizzare la lettera U, pensando al lupo. Manteniamo questi suoni sempre dritti, cercando di controllarli sempre con il nostro diaframma. Poi dobbiamo articolare. Quindi per articolare e per utilizzare sempre un appoggio diaframmatico stabile, possiamo utilizzare la lettera R. Per dire R, noi utilizziamo il diaframma in maniera naturale. Se provate a fare sentirete proprio il diaframma muoversi e quindi finché la R dura ci garantisce un appoggio diaframmatico. Se ci capita di sfuggirci, vuol dire che abbiamo mollato il sistema muscolare, quindi dobbiamo cercare di riacchiapparlo finché piano piano, man mano che andiamo avanti nei giorni a fare questo esercizio, ci verrà continuo e durerà anche di più. Infine, ultimo esercizio. Il famoso bubble, poggiamo due dita alle guance per ammorbidire questa zona, è tipo una specie di sbuffo. Sempre
diciamo, questa sorta di lamento dietro, e possiamo poi piano piano salire. In questo modo iniziamo a muovere la voce, si riscalderanno bene le corde vocali, e se noi facciamo questo 5-10 minuti prima di cantare, sicuramente arriveremo pronti per la nostra performance. Vorrei infine concludere questo video dicendo che si può sicuramente cantare anche a freddo, così, perché qualcuno me lo chiede, ma se io canto a freddo comunque canto. Certo, anche con un'automobile noi possiamo partire a freddo senza prima lasciar riscaldare il motore, anche giocare a calcio possiamo entrare in campo e giocare, però dobbiamo sicuramente poi capire quanto dura questa automobile. Quante volte giocherai a calcio senza prendere uno strappo muscolare se non ti riscaldi prima? E vi chiedo, fino a quanti anni volete cantare? Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.